Siamo al nostro. Buongiorno a tutti. Siamo al sesto appuntamento delle nostre lezioni di Europa. Come sempre, abbiamo preso un po' di tempo in attesa che tutti i partecipanti si colleghino. Come sempre faccio una piccola introduzione per raccontare un po' quello che succede e a che punto siamo. Un attimo che condivido le slide. Perfetto. Allora, le vedete? Scusatemi, potete dire se avete le slide? Sì, si vedono. Perfetto, grazie. Allora, come vi dicevo, oggi siamo al sesto appuntamento. Ed è però anche l'ultimo appuntamento, diciamo, delle lezioni di storia, perché oggi parleremo di sovranismi, di impatto interno in Ungheria e in Polonia. E con questo gruppo di webinar abbiamo concluso diciamo, l'introduzione storica delle lezioni di Europa, che ricordo, sono state coordinate dal professore Pasquinucci dell'Università di Siena, che ringrazio. Cosa succede la prossima settimana? La prossima settimana tratteremo di nuovo dei sovranismi, però mentre oggi verranno affrontati da un punto di vista storico, la prossima settimana invece lo saranno da un punto di vista dell'impatto giuridico. E dopodiché le lezioni di Europa proseguiranno trattando quelle che sono le principali priorità dell'Unione Europea nell'attuale periodo di programmazione. E quindi parleremo di Green Deal europeo, di PNRR, di Europa digitale. Avremo una puntata dedicata a cosa fa l'Unione Europea per la salute dei cittadini. Avremo un'altra puntata invece dedicata alle fake news. E poi abbiamo due ultimi appuntamenti che saranno dedicati alle fonti di informazione e in generale a come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Alcune di questi appuntamenti saranno realizzati, diciamo, in stretta collaborazione con i funzionari della Commissione europea e anche del Centro Comune di Ricerca che interverrà in due appuntamenti. Vi ricordiamo che le lezioni di Europa sono aperte a tutti i cittadini che in qualche modo sono interessati a questi temi, indipendentemente dal tipo di formazione culturale e professionale. Vi ricordo anche che è possibile partecipare alle singole iniziative e per poter partecipare vi dovete di volta in volta registrare sulla pagina dedicata all'evento disponibile sul sito Eventi PA. In più, se desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete contattare i centri Europe Direct, che sono partner di questa iniziativa, che lo ricordo, sono il centro Europe Direct Roma Innovazione operativo presso il Formez PA, il centro Europe Direct dell'Università di Siena, che in qualche modo è anche proprio l'ideatore di questo format. Abbiamo ancora il centro Europe Direct del Consorzio Universitario Trapani Sicilia e il centro Europe Direct dell'Università Roma 3. Ora vi do solo alcune informazioni pratiche relative all'attestato di iscrizione, perché riceviamo moltissime mail di chiarimento relativo all'attestato di iscrizione. Vi ricordiamo che questo viene inviato una settimana dopo l'evento, dopo una verifica da parte dello staff della vostra effettiva partecipazione all'evento. Che riceverete una mail e dovrete compilare il questionario di valutazione. Soltanto dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Vi ricordiamo che però l'attestato di iscrizione viene inviato soltanto a chi ha fruito di almeno della metà delle ore di durata del webinar. In quali casi non viene inviato l'attestato di iscrizione? Se per caso vi siete registrati, non vi siete registrati, però chiedete poi l'accesso la mattina del webinar tramite email, in quel caso vi permettiamo di partecipare, ma poi non siamo in grado di attestare la vostra effettiva partecipazione. Oppure se per esempio entrate, nell'aula registrandovi con numeri o nomi di fantasia. Un altro dei problemi che può succedere è che per esempio avete utilizzato
utilizzato una mail differente da quella con la quale vi siete registrati e come vi dicevo prima, se non fruite di almeno della metà delle ore di durata del webinar, non vi verrà inviato l'attestato di iscrizione. Oggi siamo all'appuntamento numero 6, le lezioni sono in tutto 15 e si concluderanno il 23 giugno. Vi ricordo che la prossima settimana, cioè il 21 aprile, avremo un'ulteriore puntata sempre su dove portano i sovranismi e sarà proprio sui rapporti tra Ungheria, Polonia e Unione Europea, per, come vi dicevo prima, però l'argomento verrà trattato da un punto di vista giuridico. Per quanto riguarda la giornata di oggi, avremo il professor Pasquinucci che fungerà da moderatore e avremo poi gli interventi della professoressa Cedar Mas dell'Università di Cracovia e dottor Congiu dell'Osservatorio Mittel Europeo. Ancora vi ricordo il focus web dove potete trovare ulteriori informazioni su quelle che sono le attività, bandi e politiche dell'Unione Europea, anche europa.formex.it. Vi segnalo questo focus web perché riceviamo, diciamo, molte mail in cui ci viene chiesto in che modo noi pubblicizziamo le nostre attività. Se volete sempre essere messi al corrente su come noi, su quello che noi organizziamo, a parte le lezioni di Europa, perché organizziamo anche tante altre attività, vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter che vedete nel cerchietto in alto rosso. Questo perché iscriversi alla newsletter, voi in questo modo dovete dare il consenso al trattamento dei dati e quindi poi noi possiamo inserirvi in una mailing list e quindi inviarvi le mail di invito alle nostre attività. Ancora vi ricordiamo che sempre su questo Focus Europa abbiamo tutta una serie di servizi, quindi le banche dati dei bandi, le banche dati dei programmi comunitari e anche la banca dati degli eventi dove raccogliamo tutti gli eventi, giornate informative o eventi così di informazione organizzate o dai altri Europe Direct oppure direttamente dalle direzioni generali della Commissione europea. Se avete bisogno di contattarci, vi chiediamo di inviarci una mail, europedirect@formex.it, e vi risponderemo nel giro di un paio di giorni. Non voglio rubare ulteriore tempo. Volevo intanto approfittarne per ringraziare tutti i relatori, ma anche i partecipanti e lo staff dei vari Europe Direct coinvolti in questa iniziativa delle lezioni d'Europa. Chiedo cortesemente al professor Pasquinucci di apparire in video. Ringrazio nuovamente il professor Pasquinucci per aver coordinato queste prime 6 lezioni che sono state di grande interesse per tutti noi. Bene, grazie mille alla dottoressa Salvi. Sono io che ringrazio lei e tutto lo staff, tutti gli Europe Direct che si sono cimentati in questa impresa e che mi hanno dato una grande mano. Comunque, questo è un lavoro collettivo che abbiamo fatto tutti insieme e quindi i meriti vanno condivisi fra tutti noi. Oggi, come ha detto la dottoressa Salvi, abbiamo la prima di 2 lezioni dedicate a Ungheria e Polonia. Il rapporto tra Ungheria e Polonia, da una parte, e l'Unione Europea, dall'altra, può essere forse descritto, se mi consentite, una incursione letteraria molto breve, ricorrendo ai titoli di 2 noti romanzi di Charles Dickens, Grandi speranze e tempi difficili. Le grandi speranze sono quelle sorte all'indomani del crollo del muro di Berlino nel novembre del 1989 e della riappropriazione, se così vogliamo dire, della democrazia da parte di questi 2 paesi e degli altri paesi dell'Europa centrale ed orientale, oltre che di Malta e Cipro, che come saprete sono entrati a far parte dell'Unione Europea tra il 2004 e il 2007, poi la Croazia nel 2013. Le grandi speranze naturalmente erano legate a questi sviluppi politici, economici e sociali e all'ingresso di questi 2 paesi e degli altri naturalmente, ma oggi facciamo riferimento a Polonia e Ungheria, nell'Unione Europea. Le grandi speranze erano condivise anche nella Europa occidentale, cioè l'Europa a 15 Stati membri, così era composta l'Europa prima del grande allargamento, perché certamente l'ingresso dell'Europa centro e orientale,
Ungheria e Polonia comprese, significava il ricongiungimento di due parti d'Europa che erano state divise in modo artificiale e forzato dalla cosiddetta cortina di ferro, come era stata definita da Churchill nel 1946. Ora, in tempi neanche tanto recenti, queste grandi speranze si sono affievolite, direi che si sono affievolite abbastanza rapidamente, e in tempi più recenti le grandi speranze sono state sostituite dai tempi difficili. E i tempi difficili sono quelli che viviamo oggi nei rapporti tra Polonia, Ungheria da una parte e Unione Europea dall'altra. Noi siamo, penso, indotti a pensare ai rapporti tra Polonia, Ungheria e Unione Europea, soprattutto dal punto di vista diplomatico, appunto, diciamo, sul piano di ciò che producono politiche, governi e politiche sovranisti e euroscettici e nazionalisti in merito appunto ai rapporti tra Budapest e Varsavia da una parte e Bruxelles dall'altra. Naturalmente però c'è anche un'altra prospettiva che potremmo e possiamo adottare per capire l'effetto che questo genere di governi e di politiche producono ed è, diciamo, l'impatto interno che essi hanno in merito allo Stato di diritto, alla democrazia, ai diritti delle minoranze, ai diritti delle opposizioni, politiche e non solo politiche, e così via. E ciò di cui parliamo oggi con i relatori che interverranno è precisamente questo, cioè qual è, al di là dei rapporti con l'Unione Europea, quali sono le conseguenze, qual è appunto l'impatto che sul piano interno hanno i governi sovranisti ed euroscettici insediatisi a Varsavia e a Budapest. Per farlo abbiamo due relatori che sono sicuro offriranno una panoramica approfondita ed interessante. La prima relatrice è la professoressa Johanna Sondels-Edelmas, che è professore ordinario di studi politici presso il Dipartimento di European Studies della Università Jagiellonski di Cracovia. La professoressa è coordinatrice dal 2012 di un Double Degree MA in European Studies che è erogato congiuntamente con il corso di laurea in studi europei dell'Università di Padova. Dal 2016 è direttore del Dipartimento di Politica e Cultura dei Paesi del Mediterraneo nella sua università. È autrice di molti libri, di molti saggi, di molti articoli, l'ultimo dei quali è la co-curatela di The Right Wing Critique of Europe, che è edito dalla casa editrice Routledge di Londra. Io ringrazio molto la professoressa Sondel per aver accettato l'invito, la ringrazio del tempo che ci dedica e le cedo immediatamente la parola. Grazie. Ringraziare agli organizzatori, ai partecipanti e vorrei solo ratificare che non sono professore ordinaria, sono professore associato. Comunque, io oggi nel corso del mio breve intervento mi occuperò del caso polacco. Innanzitutto vorrei soffermarmi sulle leggi che sono state promosse e introdotte dai partiti di coalizione di destra al governo in Polonia dal 2015, cioè dal Diritto e Giustizia dalla Polonia solidale. Ma prima di passare a illustrare queste riforme messe in atto dai partiti di estrema destra, di destra conservatrice, vorrei prima presentare brevemente la storia e il profilo ideologico di questi partiti. Forse così il mio intervento, la seconda parte del mio intervento sarà un po' più chiara. Allora, il Diritto e Giustizia è il partito di governo in Polonia a partire dal 2015.
E il partito di destra, a volte definito di estrema destra, sicuramente di destra nazionalista, che spesso viene anche definito conservatrice e sovranista. Il partito è stato fondato nel 2001 da due politici, dai gemelli, fratelli gemelli Lech e Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński è attuale leader del partito e anche il viceprimo ministro nel governo di Mateusz Morawiecki. Lech Kaczyński invece è stato il presidente della Repubblica Polaka dal 2005 fino al 2010, sicuramente ricordate, è morto nell'incidente della presidenziale a Smolensk nell'aprile del 2010. Subito dopo la nascita del partito, nel 2001, Diritto e Giustizia ottiene il 9,5% dei voti alle prime elezioni parlamentari, però subito dopo si può dire che inizia la sua ascesa. Già alle elezioni politiche del 2004, quindi 3 anni dopo, passa al quasi 13% dei voti, entrando per la prima volta nel Parlamento europeo e quella volta aderisce al gruppo dell'Unione per l'Europa delle Nazioni, quindi il gruppo che raccoglie soprattutto i partiti conservatori e euroscettici. Alle elezioni parlamentari del 2005, PiS, cioè Diritto e Giustizia, per la prima volta vince le elezioni in Polonia. Lo stesso anno Lech Kaczyński viene eletto il presidente della Repubblica Polacca, vince le elezioni presidenziali. Però 2 anni dopo il partito perde le elezioni anticipate per le divisioni nella maggioranza governativa. Le elezioni si svolgono nel 2007 e anche se Diritto e Giustizia ottiene il 32% dei voti, perde le elezioni con il suo maggiore antagonista sulla scena politica polacca, cioè il partito Piattaforma Civica di Donald Tusk. Piattaforma Civica, infatti, è il partito che rimane al governo in Polonia dal 2007 fino al 2015. È il secondo partito più importante sulla scena politica polacca, è un partito liberale ma decisamente filo-europeo. PiS torna al potere nel 2015 quando vince, il partito vince prima le elezioni presidenziali con il candidato Andrzej Duda, che viene eletto il presidente della Repubblica, e con le elezioni parlamentari nel 2015, dove conquista 235 seggi alla Camera Bassa che gli garantiscono la maggioranza assoluta sia alla Camera Bassa che al Senato. E di nuovo Diritto e Giustizia vince le elezioni nel 2019, ottenendo sempre il 43% dei voti che gli garantiscono sempre la maggioranza assoluta nella Camera Bassa, però perdono la maggioranza assoluta al Senato e questo ha certe conseguenze. Come ho anticipato, Diritto e Giustizia è sicuramente il partito nazionalista, nazionale populista, che usa infatti spesso la narrazione, ricorre alla narrazione populista, al discorso populista. Ai leader del partito, sia al Jarosław Kaczyński che all'attuale presidente Andrzej Duda, che al primo ministro Morawiecki, piace molto
usare questa distinzione tra il popolo vero, i polacchi veri, quelli che vengono rappresentati dal governo, e le cosiddette elite, o elite europee, o elite nazionali, cioè magistrati, docenti universitari, giornalisti, quelli che si sentono forse più europei che i polacchi, non vogliono difendere gli interessi della nazione in Europa, che sono più interessati verso gli interessi della propria casta. Che nei diversi discorsi, per esempio, di Jarosław Kaczyński, queste elite sono state definite, per esempio, i polacchi della seconda sorte, la seconda sorte dei polacchi. Com'è l'elettorato del PiS? Perché comunque bisogna ricordare che il diritto e giustizia, anche se sta perdendo i suoi consensi, può sempre contare su circa il 32% dei voti, secondo i sondaggi. Allora, l'elettorato del diritto e giustizia è considerato molto fideizzato, costituito soprattutto dagli abitanti dei piccoli centri urbani, dei paesi, soprattutto l'appoggio al partito diritto e giustizia molto forte nella parte orientale della Polonia, quella che è considerata meno sviluppata dal punto di vista economico. Il livello di istruzione dell'elettorato, secondo i vari studi, è quello meno elevato, quello forse più anche influenzato dalla Chiesa, è anche molto sensibile ai diversi programmi sociali attivati dal diritto e giustizia a partire dal 2015, come per esempio aiuti alle famiglie numerose, il famoso programma 500+, che per ogni bambino, ogni famiglia, ogni mese riceve 500 zloty, quindi più o meno 100 euro. Infatti il partito si sta presentando nei propri programmi come il difensore della famiglia tradizionale, cercando anche di attirare così l'appoggio della Chiesa da una parte e dei elettori cattolici. Quindi ci sono ovviamente diverse conseguenze: da una parte la difesa della famiglia tradizionale, dall'altra parte per esempio l'attacco verso le comunità LGBT. Non so, ma forse avete letto che nel 2020 in Polonia sono state istituite da alcune amministrazioni comunali cosiddette zone libere da LGBT o dalla cosiddetta ideologia LGBT. E circa 80 comuni ai quali l'Unione Europea ha negato i finanziamenti dei fondi strutturali. E del resto queste zone sono state giudicate anticostituzionali dalle corti amministrative polacche. Però comunque, tornando al discorso della difesa della famiglia tradizionale, durante le ultime presidenziali nel 2020, Duda, cioè il presidente uscente che dopo è stato riconfermato, ha inserito nel suo programma elettorale la Carta della Famiglia, che ribadiva l'impossibilità di matrimoni e adozioni per le coppie omosessuali. E d'altra parte, diritto e giustizia sta anche portando avanti una campagna contro la cosiddetta ideologia gender, che secondo i politici di questo partito, l'Unione Europea vorrebbe imporre anche in Polonia.
Infatti, dal punto di vista dell'appartenenza del partito a livello europeo, Diritto e Giustizia appartiene all'Alleanza dei Conservatori e Riformisti Europei. È uno dei fondatori di questo partito europeo e i suoi esponenti risiedono nel gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei nel Parlamento Europeo. E infatti, Diritto e Giustizia, dopo l'uscita dei conservatori inglesi, è il gruppo più numeroso, infatti ha 25 membri. Il secondo partito sarebbe Fratelli d'Italia, che hanno però solo 6 membri. Lo stesso gruppo, per esempio, del partito Vox spagnolo. Il programma dell'Alleanza dei Conservatori dei Riformisti Europei è, come sapete, molto vicino al programma del Diritto e Giustizia. Si basa sulla dichiarazione di Praga del 2009, dichiarazione di Reykjavik del 2014, e è sostanzialmente tutti i partiti che appartengono a questo partito europeo e sono contro il modello federale d'Europa. Infatti sono per il modello d'Europa confederale di stati liberi e sovrani, e come sostengono, contro lo strapotere dei tecnocrati e dei burocrati. Quindi il partito Diritto e Giustizia spesso viene definito il partito euroscettico, e in realtà i loro rappresentanti si presentano piuttosto come eurorealisti, quindi che non sono contro l'Europa unita a priori, però sono contro il modello dell'Europa federale. Infatti a loro piace più il modello dell'Europa di De Gaulle, anche se sì, qua siamo un po' lontani dal modello di De Gaulle. Comunque l'Europa è il modello confederale, composto da stati sovrani, stati e nazionali. Nel programma del Diritto e Giustizia è molto sentita la difesa di identità nazionali, dell'identità polacca, per esempio contro la politica del multiculturalismo, contro anche la politica migratoria messa in atto dall'Unione Europea. Come ricordate, nel 2017, se non sbaglio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca per non aver voluto conformarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione dei richiedenti asilo che provenivano dall'Italia, dalla Grecia, quindi i rifugiati siriani provenienti da Iraq, che sono sbarcati sulle coste italiane e greche, che secondo gli accordi la Polonia doveva accogliere 100 persone, però indicando motivi di sicurezza nazionale e mantenimento dell'ordine pubblico, non l'ha fatto. La stessa situazione, magari non la stessa, un po' diversa, ma comunque problematica, l'abbiamo avuta a partire da settembre 2021 con i migranti al confine con la Bielorussia, quando il governo di Morawiecki ha deciso di la politica di pugno duro, di non accogliere questi migranti e lasciarli nelle foreste al freddo, al gelo.
Infatti questa operazione è stata giudicata dai politici di PiS, quale studiata a tavolino da Lukashenko per mettere in difficoltà l'Unione Europea, e anche la Polonia ovviamente. Però d'altra parte adesso, a partire dalla fine di febbraio, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la Polonia ha accolto già 2 milioni di profughi ucraini. Comunque, passando alle riforme messe in atto dal governo di diritto e giustizia, perché non ho tanto tempo a disposizione, vorrei anche dire due parole sull'altro partito, partito di coalizione di destra, che è la Polonia Solidale, che è importante perché il leader di questo partito, che tutto sommato è un partito minuscolo, è Zbigniew Ziobro, è dal 2015 il ministro alla giustizia, quindi quello che ha praticamente studiato, messo in atto tutte le riforme del sistema giuridico polacco, che sono state molto criticate sia dall'opinione pubblica polacca, sia dai partiti di opposizione, sia dall'Unione Europea. E quindi questo partito, Polonia Solidale, partito che definirei ancora più estremo, più di destra, nazional conservatore, è stato fondato nel 2012 in seguito alla scissione interna nel diritto e giustizia, e quando dal diritto e giustizia sono usciti alcuni politici esponenti appartenenti alla area cattolico-nazionalista del partito, quindi quelli più di destra. Il partito si oppone fortemente all'aborto, all'eutanasia, ai matrimoni omosessuali. È per esempio una delle decisioni prese dal ministro Ziobro era promuovere anche il procedimento per l'uscita della Polonia dalla Convenzione di Istanbul sulla protezione contro la violenza domestica. E comunque, come dicevo, il leader del partito, Zbigniew Ziobro, è dal 2015 il ministro della giustizia, anche procuratore generale, e promotore delle leggi che riguardano la riforma del sistema giuridico polacco, le leggi che sono state giudicate molto controverse, in contrasto con il principio, con i principi dello Stato di diritto. E hanno infatti attirato moltissime critiche, ho detto, dall'Unione Europea, dall'opposizione, perché sono state giudicate il tentativo di politicizzare la magistratura e subordinare il potere giudiziario al potere esecutivo, al governo, che è contro ovviamente il principio della separazione dei poteri, la tripartizione dei poteri, che è il principio costituzionale delle democrazie costituzionali. E allora la prima riforma messa in atto dal diritto e giustizia è stata la riforma della Corte Costituzionale, che è stata promossa subito dopo l'insediamento del partito, già nel novembre 2015, perché il partito vince le elezioni, i partiti vincono le elezioni nel 2015, e un mese dopo inizia la procedura per modificare le norme che regolano il funzionamento della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è un organo molto importante, organo giuridico competente in materia di esaminare la conformità delle leggi con la Costituzione polacca, quindi valutare eventuali conflitti di competenza, anche ricorsi promossi dai cittadini.
Infatti il primo procedimento del PIS è preparare il disegno di legge che interviene sulla Corte Costituzionale. Il primo passaggio verso questo procedimento è stato il bloccare da parte del presidente Duda la nomina dei giudici nominati dal precedente governo, dal governo uscente, quindi della piattaforma civica. Quindi il presidente Duda non firma la loro nomina e subito, praticamente nello stesso tempo, vengono eletti altri cinque giudici, ovviamente indicati dal diritto e giustizia, e presidente Duda firma subito la stessa sera la loro nomina, quindi permette il loro giuramento. In seguito diritto e giustizia prepara ad hoc una legge per giustificare tutta l'operazione, che ovviamente viene approvata subito dalla Camera Bassa del Parlamento, dal Sejm, dove diritto e giustizia ha la maggioranza assoluta. Il disegno della legge suscita parecchie preoccupazioni anche in Europa, diventa oggetto di un'analisi da parte dell'organo di controllo del Consiglio d'Europa, della Commissione di Venezia, che esprime le sue preoccupazioni e viene subito criticato dalle opposizioni come il modo per compromettere l'indipendenza del sistema giudiziario e minare la separazione dei poteri. Ovviamente anche la Corte Suprema polacca giudica questa legge incostituzionale. Secondo i partiti dell'opposizione, una Corte Costituzionale controllata praticamente in toto dal diritto e giustizia, con la nuova presidente Julia Przyłębska scelta dal partito Legge e Giustizia, permette al governo l'attuazione di una serie di controverse riforme previste nel suo programma. Per esempio, Corte Costituzionale approva la legge che vieta l'aborto terapeutico in Polonia. Penso il caso più clamoroso, un giudizio più complesso è stata la decisione della Corte Costituzionale, della sua sentenza del 7 ottobre 2021, quando la Corte Costituzionale ha dichiarato incompatibili con la Costituzione polacca alcune norme alla base dell'ordinamento dell'Unione Europea, quindi ha certificato il primato del diritto polacco su quello europeo. A seguito della sentenza si è parlato perfino del polexit legale della Polonia. E la seconda riforma introdotta dal PIS nel 2017 era la riforma che abbassava retroattivamente l'età della pensione per i giudici della Corte Suprema da 70 a 65 anni. E così Diritto e Giustizia ha cercato di costringere 27 giudici su 74 di ritirarsi prima della scadenza del loro mandato. E nello stesso momento la legge prevedeva l'aumento del numero di giudici della Corte Suprema da 74 a 120 e tutte le nuove nomine dovevano essere decise dal governo.
In questo modo il partito cercava di assicurarsi il potere di poter controllare i due terzi della Corte Suprema. In questo caso l'Unione Europea ha avviato un'inchiesta sullo Stato di diritto in Polonia. Questa legge, questo disegno della legge ha suscitato molto scalpore, diverse manifestazioni dei magistrati, ma anche della popolazione civile praticamente in tutte le città polacche. Il terzo passaggio, la terza riforma, prevedeva l'istituzione della Camera disciplinare per i magistrati, quindi prevedeva l'introduzione dei procedimenti disciplinari e sanzioni contro i giudici. E con questa, l'ultima legge, il partito ha cercato di rafforzare il diretto controllo dell'esecutivo sul potere giudiziario e svilire l'autonomia della magistratura e degli organi inquirenti. Questo processo doveva avvenire anche con le nomine pilotate di alcuni giudici, a volte giudicati privi delle competenze, al di fuori di qualsiasi, non so, metodo meritocratico, però fedeli alla linea del partito. E oltre a ciò è stato anche introdotto il divieto di partecipare a pubbliche manifestazioni, ai giudici, divieto assoluto di criticare qualsiasi decisione del governo, e infatti l'esemplare è stato il caso del giudice di Varsavia, Igor Tuleya, che per aver criticato le politiche del governo è stato punito con il licenziamento e la revoca dell'immunità. Ovviamente, come accennavo, le riforme hanno attirato aspre critiche anche delle associazioni di giudici polacchi che sono scesi in piazza a tutela della propria indipendenza e dalla Commissione europea e anche dalla popolazione civile. Ovviamente queste riforme che vanno contro i principi su cui si fonda l'Unione Europea, lo Stato di diritto, il valore della democrazia, anche uguaglianza, libertà, ha fatto sì che nel rapporto sul rispetto dei diritti e delle libertà dei Paesi membri pubblicato nel 2021, la Polonia, come del resto dell'Ungheria, sono stati Paesi membri molto problematici. Infatti queste riforme che riducono le garanzie dell'indipendenza della magistratura, aumentano l'influenza del potere esecutivo anche sul funzionamento dei sistemi giuridici, sono state giudicate molto pericolose. Del resto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuto più volte per censurare le scelte del governo del diritto e giustizia, si è parlato anche di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea che prevede la sospensione del voto di fronte alla violazione dei valori fondanti dell'Unione Europea, però alla fine la misura più efficace è stata, come sappiamo, l'introduzione dal Parlamento europeo, dalla Commissione, nel bilancio settennale dell'Unione
una condizionalità che vincola la ricezione ai fondi europei previsti nel Recovery Fund al rispetto dello stato di diritto del paese che dovrebbe ricevere i fondi. Infatti questo meccanismo che è stato pensato per rafforzare gli strumenti per la tutela dei valori fondamentali dei trattati, per proteggere interessi stessi delle finanziari dell'Unione Europea, in quanto in assenza dei tribunali indipendenti non ci sarebbe una garanzia che i fondi stanziati vengano utilizzati in modo proprio. Come sappiamo, la Polonia e l'Ungheria hanno cercato di bloccare l'approvazione del budget già al momento del voto nel dicembre 2020, non ci è riuscita e dopo ha cercato di impugnare questa clausola budget dell'Unione sullo stato di diritto davanti alla Corte europea. Comunque, il 16 febbraio 2022 la Commissione ha respinto il ricorso di entrambi i paesi. Comunque, a febbraio il presidente Duda ha annunciato un disegno di legge per chiudere anche il contenzioso con Bruxelles e per chiudere la corte, per cancellare la corte disciplinare, e quindi cercando di risolvere questo contenzioso, visto che la Polonia ha ancora in sospeso lo stanziamento di parecchi milioni di euro. E mi avvio verso la conclusione, che credo di aver già finito i tempi. E comunque le riforme messe in atto dal diritto e giustizia hanno sicuramente attaccato due pilastri dello Stato di diritto: l'indipendenza del sistema giuridico, ma anche la libertà di espressione. Il partito ha cercato di aumentare anche l'influenza governativa sui mezzi di informazione pubblici, estendere il controllo sulle radio e televisioni. Il caso esemplare è la legge sul cosiddetta Lex TVN contro la maggiore televisione privata polacca, indipendente dal governo, che è stata all'oggetto del dibattito parlamentare a partire dal luglio 2021, perché i politici del diritto e giustizia volevano volevano togliere la possibilità a tutte le società col capitale straniero che non appartiene allo spazio economico europeo di operare in Polonia. E infatti il gruppo televisivo TVN è controllato dalla società americana Discovery, quindi un colosso del media, e del resto presente in vari paesi europei. Dopo un procedimento molto controverso, perché il disegno della legge è stato approvato alla Camera Bassa, però non è stato approvato al Senato, è tornato alla Camera Bassa, dove il 17 dicembre questa norma è stata approvata nonostante non fosse all'ordine del giorno dei lavori del Parlamento, quindi i partiti dell'opposizione non erano al corrente che la norma doveva essere votata, però alla fine la legge non è passata perché il presidente Duda non ha messo alla fine la sua firma, quindi ha messo il veto. E veramente per concludere, quindi oltre alle riforme del sistema giuridico, oltre ai tentativi di controllare i media, i partiti di diritto e giustizia sicuramente
hanno introdotto a partire dal 2015 diverse leggi che violano i diritti delle comunità LGBT, cui ho accennato all'inizio, anche delle donne. E infatti queste riforme hanno suscitato anche molte proteste da parte cospicua della società polacca e anche della stampa internazionale. E qua vorrei solo ricordare l'introduzione del divieto totale dell'aborto terapeutico in Polonia, che questa legge è stata accolta dalla Corte Costituzionale, e la legge sulla procreazione assistita, cioè abolizione dei sussidi che permettevano alle donne di ottenere la fecondazione in vitro negli ospedali pubblici, che è stata tolta dal diritto e giustizia, e l'ultima cosa, il ritirare la sottoscrizione alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. E quindi per concludere, tutte queste riforme messe in atto dal diritto e giustizia sono chiaramente in contrasto con i valori dell'Unione Europea, a partire dallo Stato di diritto, valore della democrazia, della libertà dell'uguaglianza. Grazie. Sono io che ringrazio te, Ioanna, per questa approfondita relazione, che mi è sembrata molto molto puntuale, molto interessante, e che ci ha offerto appunto un quadro chiaro e direi anche piuttosto preoccupante, soprattutto per i cittadini polacchi, evidentemente, delle riforme, delle iniziative legislative messe in atto dal governo polacco. Grazie davvero molte, spero che tu possa restare con noi, anche perché ci sono alcune domande che vorrei poi fartele alla conclusione dell'intervento del prossimo relatore, che introduco adesso. Il prossimo relatore è Massimo Congiu, direttore dell'Osservatorio Sociale Mitteleuropeo, è membro del Comitato Scientifico del Centro Studi di Politica Internazionale della redazione di Diritti Globali. Scrive per diverse testate giornalistiche, tra le quali Il Manifesto, Rassegna Sindacale, L'Espresso, Left, L'Humanité. Inoltre collabora con la Radio della Svizzera Italiana. È autore di numerosi libri e saggi sui problemi di storia politica e del lavoro relativamente all'Europa centro-orientale. Ha vissuto a lungo in Ungheria, se la memoria non mi inganna, in particolare a Budapest, e quindi direi che è una persona che ha tutte le qualità per offrirci una panoramica esaustiva di quanto sta accadendo e di quanto è accaduto recentemente in Ungheria sotto i governi di Viktor Orban. Ringrazio ovviamente molto anche il dottor Congiu per aver accolto il nostro invito e per il tempo che ci dedica. Prego Massimo. Grazie professor Pasquinucci per questo invito. Grazie naturalmente all'Università di Siena che hai presente. Io partirei in questa esposizione riguardante l'Ungheria, partirei da uno spunto d'attualità che ci viene offerto nel nostro caso dalle elezioni che si sono svolte recentemente il 3 aprile scorso, elezioni per il rinnovo del Parlamento, che hanno portato alla quarta affermazione consecutiva delle forze governative di Viktor Orban. Da notare che queste elezioni erano state precedute di poco da quella del Presidente della Repubblica. Noi sappiamo che l'attuale capo dello Stato ungherese, che insomma entrerà ufficialmente in carica nel mese di maggio, nel senso che si trasferirà a Palazzo Chandler, è Katalin Novak, una fedelissima di Viktor Orban, quindi un personaggio politico che ha avuto trascorsi da ministra per le politiche familiari, ministra senza portafoglio del governo Orban, nonché è stata tra i vicepresidenti del partito governativo Fidesz, ed è una persona che condivide pienamente l'agenda politica del primo ministro riguardo diversi aspetti, riguardo per esempio anche
proprio al modo di intendere la famiglia. Quindi un po' a sorpresa, il primo ministro ungherese alla fine dell'anno scorso, nel mese di dicembre, aveva annunciato la candidatura di questo personaggio, che si appresta a divenire il primo capo di Stato donna del paese. Ma ritornando alle elezioni del 3 aprile scorso, sono state caratterizzate da una novità rispetto agli ultimi 12 anni, cioè rispetto al periodo che ha visto Orban tornare nelle vesti di primo ministro del paese. Perché quest'anno, per la prima volta dal 2010, si è formata, cioè si è presentata alle elezioni una coalizione formata da 6 partiti, un'ampia coalizione per la prima volta a livello nazionale in Ungheria, quindi un blocco di opposizione che si è presentato col nome Uniti per l'Ungheria, caratterizzato dalla presenza di diverse tendenze politiche al suo interno, dai socialisti ai verdi, passando per i liberali, per i centristi, e per il partito Jobbik, che è nato nel 2003 come soggetto politico di estrema destra, che si è contraddistinto negli anni scorsi per posizioni antisemite, anti-rom, xenofobe e apertamente ostili all'Unione Europea, negli ultimi anni ha voluto farsi percepire come partito conservatore sì, nazionalista sì, ma moderato. Ecco, i sostenitori dell'opposizione, cioè quella parte di paese che non si inserisce, che non si colloca nell'orizzonte politico disegnato dal primo ministro Orban, ha avuto per la prima volta quindi alle elezioni politiche un riferimento, ma ciò non è bastato. Il candidato premier, che era stato eletto alle elezioni primarie svoltesi lo scorso autunno, Peter Markizai, un cattolico, un conservatore, che era stato ritenuto dall'opposizione il personaggio più adatto a presentarsi alle elezioni e rappresentare questo schieramento, in quanto capace di rivolgersi ad un elettorato più ampio, sia di centro-sinistra che di destra, e quindi capace di parlare sia nelle città che nelle campagne, di farsi intendere sia nelle città che nelle campagne, non ha potuto portare avanti le istanze che questa alleanza si era posta come obiettivi, cioè il cambiamento in sostanza, la cancellazione, l'abolizione, l'abrogazione delle leggi definite ingiuste di Orban, e poi ancora la riscrittura della Costituzione per il ripristino poi dello Stato di diritto, della libertà di stampa, in sostanza della libertà completa della magistratura, e quindi anche il cambiamento del sistema elettorale che attualmente privilegia le forze governative. Qualcosa non ha funzionato e alla fine Uniti per l'Ungheria è apparsa come coalizione meno unita di quanto non suggerisse il nome. Tra l'altro era arrivata anche con una certa difficoltà a determinare il nome del candidato da presentare alle elezioni presidenziali, e poi in tutto questo periodo al suo interno vi sono stati dei disaccordi. Alla fine comunque non è riuscita a ottenere il suo obiettivo, a raggiungere il suo obiettivo, anche perché poi i numeri parlano chiaro: al Fidesz, cioè al partito guida del governo, sono andati 135 seggi contro i 36 del blocco di opposizione. Quindi questa è stata una nuova affermazione netta delle forze governative. Viktor Orban ha risultati noti, ha parlato con i suoi collaboratori di vittoria storica: abbiamo vinto contro tutto e contro tutti, una vittoria quindi ottenuta sul fronte interno contro un'opposizione che si era coalizzata per poterlo battere, per poterlo superare alle elezioni, ma anche una vittoria esterna, secondo Orban, una vittoria e un chiaro segnale a Bruxelles, una vittoria contro la tecnocrazia di Bruxelles, una vittoria contro
contro i magnati come George Soros, per esempio, e tra l'altro anche una vittoria, ha detto, contro il presidente ucraino Zelensky, che alla vigilia delle elezioni aveva accusato il primo ministro ungherese di sostenere, di essere l'unico leader in Europa, l'unico primo ministro a sostenere ancora apertamente il leader russo Vladimir Putin. E in effetti il tema della guerra ha avuto un ruolo centrale nella campagna elettorale del primo ministro, che si è presentato come uomo di pace, come unico uomo politico ungherese in grado di tenere l'Ungheria fuori dalla guerra. Aveva infatti sostenuto che, pur comprendendo le ragioni di Zelensky, pur comprendendo le ragioni dell'Ucraina, la comunità internazionale doveva capire la necessità del premier, la sua necessità di difendere gli interessi del paese. È una guerra che non... questa guerra non è nostra, aveva detto Orban, ha avuto modo di dire in campagna elettorale in diverse occasioni. Il prezzo di questa guerra non deve essere pagato dagli ungheresi. Quindi si è opposto alla richiesta di Zelensky di dar vita, di dar luogo a delle sanzioni contro la Russia in ambito energetico, e ha anche bocciato l'opzione, la possibilità di far arrivare in Ucraina armi attraverso il territorio ungherese. Quindi da una parte abbiamo le forze governative che si sono presentate proprio come quella parte politica preoccupata di mantenere l'Ungheria fuori dal conflitto, quindi di garantirne la sicurezza, contro un'opposizione che alla fine è stata presentata invece come quella fazione politica che invece stava trascinando l'Ungheria nella guerra, in quanto del resto comunque apertamente sosteneva la necessità di dar luogo ad una solidarietà maggiore con l'Occidente, quindi di collaborare più concretamente, più fattivamente con l'Unione Europea e con la NATO per difendere l'Ucraina. Questo programma, diciamo, questa impostazione delle cose dell'opposizione è stata probabilmente quindi anche una, come dire, un aspetto penalizzante, mentre invece questa campagna, questo aspetto della campagna elettorale portata avanti da Orban ha avuto un suo peso, quindi un ruolo significativo nel contribuire a questa nuova affermazione, quanto Orban ancora una volta ha sfruttato una crisi internazionale alimentando le paure diffuse indubbiamente all'interno della popolazione ungherese e presentandosi quindi come uomo di pace, avrebbe garantito una sorta di neutralità, ambigua quanto si vuole, del paese, ma che comunque l'ha visto ancora una volta vestire i panni di unico uomo politico ungherese in grado di difendere veramente gli interessi nazionali, così come anni fa nel contesto di quella che poi è stata descritta dalle cronache come emergenza migranti, a partire in modo particolare dal 2015, emergenza migranti verso l'Europa. C'è da dire che Orban ha effettivamente dei rapporti stretti con Vladimir Putin, in quanto ne condivide il modo di concepire la gestione del potere, e tra l'altro poi bisogna anche tenere conto del fatto che ci sono dei legami tra i due paesi attivi in ambito energetico. Non dobbiamo dimenticare infatti che circa l'85% del gas che arriva in Ungheria, soprattutto per il riscaldamento, di provenienza russa. La stessa cosa va detta per quel che riguarda il petrolio: il 64% delle forniture di petrolio all'Ungheria provengono proprio dalla Russia, che tra l'altro poi ha anche effettuato degli investimenti importanti in ambito nucleare. Ecco, tra l'altro poi, quando era già iniziata questa nuova fase della crisi russo-ucraina, Orban era andato in visita a Mosca per incontrare Putin, e questa sua visita, in un contesto già così drammatico, era stata criticata pesantemente dall'opposizione ungherese e vista anche con una certa diffidenza, in modo critico senz'altro, dai vertici dell'Unione Europea. Del resto comunque Orban aveva
già chiarito prima di quel viaggio, che si è svolto l'autunno scorso, che si è svolto all'inizio dell'anno, aveva già chiarito di aver comunque intenzione di incrementare le importazioni di energia in Ungheria dalla Russia, quindi di cementare questi legami, di risaldare questi legami con Mosca. Ecco, l'impostazione che Orban ha dato alla sua azione politica relativamente proprio allo scenario di crisi al quale stiamo assistendo relativamente all'Ucraina, ha portato quindi la posizione che ha assunto il suo governo ha portato a creare un elemento di divergenza abbastanza netto rispetto agli altri paesi del gruppo di Visegrad, cioè Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, che invece si sono più apertamente schierati contro Mosca. E naturalmente anche ad un elemento di criticità in più nei rapporti con l'Unione Europea. Ecco, del resto dobbiamo dire che questo nuovo successo può essere visto un po' come un nuovo spunto. No, alla luce di questo nuovo successo elettorale possiamo dire che appare ampiamente prevedibile il mantenimento di una certa conflittualità esistente tra il governo ungherese e l'Unione Europea, i vertici dell'Unione Europea, a lunga scadenza. Noi sappiamo già che i rapporti tra l'Ungheria di Orban e l'Unione Europea sono difficili e sono stati resi ancora più difficili da diverse iniziative prese dal governo Orban relativamente a disposizioni, a leggi che sono state considerate lesive dello Stato di diritto e pertanto quindi non in linea con i principi democratici invece sottolineati dall'Unione Europea. Ora ecco, si ha notizia, e mi riferisco ad un articolo uscito sul Manifesto la settimana dopo le elezioni in Ungheria, della preparazione di una lettera di messa in mora dell'Ungheria relativamente al versamento dei fondi compresi nel piano di rilancio, e in questo senso sono stati invocati problemi riguardanti proprio la mancanza di trasparenza nei mercati, e poi ancora problemi di corruzione, problemi ancora di scarso tenore democratico della politica portata avanti dal governo Orban. C'è da considerare il fatto che proprio per problemi legati a politiche considerate lesive dello Stato di diritto, nel 2018 sono stati attivati almeno i preliminari dell'articolo 7, i meccanismi dell'articolo 7 contro l'Ungheria. In precedenza la Polonia era entrata in questo modo nel mirino della Commissione Europea proprio per motivi simili. Quindi adesso ci sarebbe questa procedura in più che è stata attivata proprio alla luce di quanto è stato deciso ultimamente in merito al principio di condizionalità che lega l'erogazione dei fondi alla necessità di rispettare lo Stato di diritto. In questo senso, scrive l'articolo del manifesto, sarebbe stato invece usato un occhio di maggior riguardo nei confronti della Polonia, nel senso che al momento, insomma, la Polonia sarebbe stata esclusa da questa procedura in virtù dell'impegno che ha mostrato nell'ospitalità dei profughi ucraini, dei rifugiati ucraini. Del resto anche la posizione della Polonia rispetto alla Russia è sostanzialmente diversa da quella assunta invece dal governo Orban. E quindi in questo senso l'Unione Europea, la Commissione Europea avrebbe parlato di primi progressi perlomeno nell'interlocuzione con Varsavia, mentre la stessa cosa non può dirsi al momento relativamente ai rapporti tra Bruxelles e Budapest. Ecco, noi sappiamo che il partito governativo del Premier Orban
non fa più parte dal marzo del 2021 del Partito Popolare Europeo, ne è uscito e la visione del primo ministro, che l'anno scorso, per esempio, in occasione di vertici che si sono svolti, in particolare uno con leader nazionalisti, ha chiarito che uno degli obiettivi del campo conservatore europeo è quello di dar vita ad un forte partito di destra, ad un forte partito conservatore, che non si accontenti soltanto di essere un'alternativa, ma che miri ad avere proprio una funzione, una posizione egemonica dal punto di vista politico in Europa. E, tra l'altro, poi quando il Premier ha celebrato la sua nuova vittoria di fronte ai suoi collaboratori, di fronte ai suoi elettori, ha parlato del Fidesz, del partito che guida, come partito che rappresenta il futuro dell'Europa, in quanto al suo modo di vedere il futuro dell'Europa non è nelle mani dei liberali, ma nelle mani di questi partiti nazionalisti, di questi partiti che si impegnano a favore della difesa della sovranità nazionale, a difesa di una visione dell'Europa basata sulle patrie e sulle nazioni, e non invece a difesa del modello federalista, che secondo lui è andato incontro ad un fallimento chiaro prima ancora di essere realizzato. Per quello che riguarda i rapporti con il mondo occidentale, ecco che Orban ha, come dire, ha messo in chiaro un aspetto. Ha detto una cosa interessante negli anni scorsi, stiamo parlando della fine del 2019, del periodo tra il 2019 e il 2020. Aveva infatti affermato che questa conflittualità che esiste tra l'Europa occidentale e l'Europa centro-orientale è dovuta al fatto che l'Europa occidentale continua, soprattutto quell'Europa occidentale liberale, continua ad avere la pretesa di imporre i suoi valori politici, culturali, la sua visione delle cose, la sua visione del mondo all'Europa centro-orientale, i paesi che un tempo facevano parte del patto di Varsavia, sostenendo appunto che non è stato tenuto conto del fatto che questi ultimi paesi, i paesi dell'Europa centro-orientale, sono paesi che vengono da un altro vissuto storico, che quindi hanno come dire, realizzato delle diverse solidarietà nazionali che si sono cementate proprio attraverso queste forme di vissuto storico. E quindi, a suo modo di vedere, la distensione tra queste due parti del vecchio continente potrà aver luogo solamente quando l'Europa occidentale, quell'Europa liberale, smetterà di voler imporre i suoi valori, la sua visione del mondo, la sua visione delle cose relativamente a diversi aspetti, ad aspetti riguardanti il cosmopolitismo, ad aspetti riguardanti proprio la gestione del potere e il rapporto tra cittadinanza e istituzioni, a questi paesi che invece hanno sviluppato delle visioni diverse. Ci sono poi chiaramente da questo punto di vista, nella routine politica del governo Orban, ci sono chiaramente delle analogie, delle similitudini con la Polonia, come del resto ha menzionato precedentemente la professoressa Sondel, relativamente proprio ad aspetti riguardanti anche la problematica della famiglia, la problematica dei rapporti con la comunità LGBTQ. Tra l'altro, contestualmente alle elezioni politiche, quindi lo scorso 3 aprile, si è svolto il referendum sulla legge definita anti-LGBTQ, una legge che era stata difesa dal governo ungherese e che invece era stata definita inconcepibile, inaccettabile dai vertici dell'Unione Europea. Una legge che tra l'altro avrebbe voluto vietare di affrontare l'argomento dell'omosessualità nelle scuole in modo particolare di fronte ai minori, proprio per preservarli, insomma, da possibili scelte sbagliate, considerate sbagliate dal governo dal punto di vista sessuale.
Anche perché poi bisogna tenere conto del fatto che l'Ungheria da qualche tempo a questa parte non ha una demografia florida, nel senso che effettivamente la sua popolazione è diminuita. Il governo ungherese quindi ha un'agenda natalista che ha centralità nella sua azione politica, un'agenda che è pienamente condivisa dalla neoeletta Presidente della Repubblica Katalin Novak, che tra l'altro, come un po' tutto il governo ungherese e i suoi sostenitori, respinge l'opzione di una, come dire, di un aiuto alla demografia nazionale da parte di immigrati. Secondo la Novak, che tra l'altro poi da ministra aveva anche fatto delle dichiarazioni molto chiare in questo senso, l'Ungheria ha bisogno di bambini ungheresi, quindi di bambini cristiani, perché del resto poi nella visione di Orban e del governo l'identità fondamentalmente, europea e cristiana, è eminentemente cristiana, inequivocabilmente cristiana, ed è un'identità che deve essere, secondo Orban, difesa. Bene, dicevo, si è svolto il 3 aprile scorso questo referendum, l'opposizione aveva invitato gli elettori ad annullare le schede in modo tale che questo referendum risultasse nullo, cosa che poi effettivamente è avvenuta, quindi per mancanza del quorum, ma questa che può essere vista adesso come una magra consolazione per l'opposizione ungherese, sembra non scalfire granché la vittoria, la soddisfazione delle forze governative che hanno ottenuto di nuovo una maggioranza di 2/3 e che quindi si sentono forti ancora più di prima e pronti a portare avanti questo loro disegno politico. Come dicevo prima, è facilmente prevedibile un mantenimento di questa conflittualità con l'Unione Europea, con i vertici dell'Unione Europea, che ha poi caratterizzato l'azione politica del governo Orban dal 2010, un governo che da allora si è impegnato a creare un sistema sempre più dirigista, sempre più capace di controllare varie manifestazioni pubbliche della vita pubblica del paese. Però bisogna anche considerare il fatto che l'Ungheria ha sempre bisogno dei fondi dell'Unione Europea, a maggior ragione in questo periodo, date le difficoltà economiche in cui si sta dibattendo, difficoltà dovute in modo particolare all'aumento dei prezzi e anche all'aumento del debito. E Orban sa benissimo di avere bisogno di questi fondi. Tra l'altro non bisogna dimenticare che a lungo quasi il 100% degli investimenti interni realizzati nel paese è avvenuto proprio grazie a questi fondi, che hanno consentito, tra le altre cose, la risistemazione dei centri storici delle città, che hanno consentito poi anche la ristrutturazione dell'assetto infrastrutturale, della dotazione infrastrutturale del paese. Noi conosciamo Orban come equilibrista, no? Un politico che si è contraddistinto proprio per questa sua capacità, per questa sua caratteristica, no? di cercare un po' di mantenersi in equilibrio, provando a soddisfare le richieste dei suoi elettori, soprattutto di coloro i quali credono in lui, nel suo messaggio. Dall'altra però sa, pur criticando l'Unione Europea, pur criticando Bruxelles, pur dicendo che Bruxelles deve smetterla di imporre le sue visioni ai paesi membri e di dar vita ad ingerenze chiare nei fatti interni dei vari paesi che appartengono all'Unione Europea, sa però di avere bisogno di questi fondi e quindi adesso sta cercando con degli equilibrismi di mantenere buone le relazioni anche con la Russia, malgrado questa situazione. Aveva detto noi abbiamo già condannato questo intervento, ma contemporaneamente non possiamo permettere che l'Ungheria venga trascinata in questa guerra che non ci appartiene. E Orban chiaramente non vuole rinunciare a questa amicizia, non vuole rinunciare alle forniture della Russia in ambito petrolifero, in ambito energetico in generale, e quindi cerca in questo modo, come ha sempre fatto finora, di mantenersi un po' in equilibrio fra queste posizioni. Bisogna vedere chiaramente come gestirà questo scenario difficile nel quale si trova, perché effettivamente si tratta di uno scenario più complicato. Per quello che riguarda invece l'opposizione,
bisogna, a questo punto bisogna anche capire quale sarà il suo futuro, perché all'indomani delle elezioni al suo interno e anche tra i vari sostenitori di questo blocco, che speravano chiaramente in qualcosa di più, che perlomeno venisse ridimensionato il potere di Orban. Ecco, adesso ci sono anche delle critiche, all'interno dell'opposizione ci sono dei mormorii anche contro il leader Peter Marti Zoi, e si dice per esempio che non c'è stata una vera e propria strategia, ci sono state delle dichiarazioni proprio di intenti, per esempio anche quello di cambiare la Costituzione in modo tale da poter inserire un diritto più chiaro alla casa, all'abitazione, perché effettivamente esiste anche un problema di questo genere. Però in molti casi non si è andati oltre le promesse elettorali, quindi a un certo punto forse adesso più chiaramente magari si vede forse l'assenza anche di una certa capacità concreta di dar vita proprio a delineare dei progetti che potessero essere sufficientemente convincenti. Al di là di questo, poi ci sono anche delle accuse riguardanti brogli elettorali. Peter Marti Zoi ha detto: in questo sistema ingiusto e disonesto non è stato possibile fare di più, abbiamo fatto quello che si poteva fare. Effettivamente avevano di fronte un nemico potente che ha in mano l'informazione, un nemico potente che si è speso in questi 12 anni per neutralizzare l'opposizione, per ridicolizzarla, per invitando proprio l'opinione pubblica ad ignorarla in quanto inutile orpello di una fase politica nella quale l'opposizione diventa soltanto un ostacolo inutile di fronte all'impegno per realizzare progetti importanti, per realizzare i destini del paese. Questo sostanzialmente è il messaggio di Orban. Ora bisogna capire se questa opposizione, malgrado l'invito rivolto dai suoi leader ai sostenitori della medesima, di continuare a stare insieme, di continuare ad essere compatti, di continuare di andare avanti per proseguire questa lotta politica, però c'è da chiedersi naturalmente se questi partiti, questa sua composizione eterogenea, non potrà a un certo punto essere anche un elemento di fragilità, e se poi il collante tra questi sei partiti è stato soltanto rappresentato da una posizione eminentemente anti-Orban, possa essere vista proprio come un aspetto insufficiente, tale da non poter garantire veramente il proseguimento del lavoro, dell'impegno di questo cartello elettorale. Vedremo, naturalmente sarà interessante seguire le vicende di questa opposizione, in genere le vicende dell'Ungheria e naturalmente le mosse di Orban sui diversi fronti, sia nei confronti dell'Unione Europea sia nei confronti della Russia e della crisi alla quale stiamo assistendo. Grazie dell'attenzione. Professor Pasquinucci. Sono io che ringrazio il dottor Congiu, perché anche il suo intervento, come quello precedente, mi è sembrato molto molto chiaro ed esaustivo. Ci ha offerto, mi pare, una descrizione vivida e approfondita e interessante di Orban, del suo governo e di quanto sta accadendo in Ungheria. Abbiamo adesso, credo che possiamo prenderci 10-12 minuti per rispondere alle domande. Chiederei ai due relatori di fare gli equilibristi come Orban, se mi consentite la battuta, nel senso di rispondere rapidamente a domande che sono anche molto molto complesse, ma purtroppo il tempo è tiranno. Inizierei con le domande relative alla Polonia e quindi pregherei Ioanna di rispondere a queste tre domande, di manifestarsi, la ringrazio. Te le faccio tutte e tre in sequenza, Ioanna, credo così rispondiamo per tempo. Ed in sintesi, la prima è di Silvana Lizzi, che chiede come mai la Polonia si sia dimostrata disponibile ad accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina, mentre invece i profughi
o comunque migranti provenienti da altri paesi, da altre aree, diciamo, del mondo, sono stati appunto respinti dalla Polonia. La seconda domanda è: come possono cambiare? Anche questa è una domanda molto impegnativa. Ti prego di condensare la risposta. Come possono cambiare i controversi rapporti tra Polonia e Unione Europea in seguito ai fatti che stanno accadendo in Ucraina, alla guerra? E la terza domanda, questa è la domanda di Maria Rosaria Cecere, la terza domanda di Luigi Massari è: se la paura polacca di rimanere schiacciata tra Germania e Russia diciamo è destinata un po' a cambiare, a modificarsi in seguito appunto a quanto sta accadendo a Kiev e dintorni. Allora, rispondendo alla prima domanda, come mai la Polonia si è dimostrata disponibile verso i profughi provenienti dall'Ucraina? Io qua vedrei due motivi. Uno, sicuramente in Polonia viene sentita molto la vicinanza alla guerra, alla posizione ucraina, parte dovuta alla posizione verso la Russia, verso Putin. La Polonia, il governo del diritto e giustizia, è per le sanzioni molto forti contro la Russia, anche per risolvere il problema energetico, evitando infatti qua gas russo per arrivare alla indipendenza energetica e essere in questo, da quel punto di vista, indipendenti dalla Russia, il che ovviamente non è facile. E secondo motivo, secondo me, che non è da sottovalutare, c'è una distinzione, come una due categorie dei profughi, che di quello che so io abbastanza condiviso dai diversi partiti dell'estrema destra, anche mi pare nel discorso di Lega, di Salvini o dei Fratelli d'Italia, che ci sono i profughi veri, quelli che scappano dalla guerra, le donne e i bambini, e i migranti, quelli che vengono sentiti un po' lontani, magari anche il fatto che gli ucraini vengono considerati europei invece migranti provenienti dalla Siria o quelli di un'altra cultura. Secondo me questo è il vero motivo. Da una parte la vicinanza, una condivisione della sorte degli ucraini, il fatto che sono europei, e la politica anti-Putin e sicuramente anche la distinzione tra i profughi che scappano dalla guerra e altri migranti. Invece per quanto riguarda la seconda domanda, se con lo scoppio della guerra i rapporti con l'Unione Europea possono cambiare. Secondo me sì, anche i politici del diritto e giustizia si sono resi conto che l'appartenenza della Polonia alla NATO, all'Unione Europea, in questa situazione, anche visto la posizione geopolitica della Polonia, è molto importante. Quindi sicuramente sono più disposti adesso a risolvere il contenzioso che c'è con l'Europa, con l'Unione Europea, anche perché i fondi previsti nel Recovery Fund sono fondamentali per la ripresa economica della Polonia post pandemia. E c'è un'altra questione che secondo le diverse analisi pare che il governo diritto e giustizia sia come messo, tenuto in scacco dal ministro della giustizia, che lui, un vero antieuropeista, un vero nemico dell'Unione Europea, che sia Kaczyński, soprattutto il primo ministro Morawiecki, che presidente Duda, avrebbero ammorbidito adesso molto volentieri le loro posizioni verso l'Europa e soprattutto risolto il contenzioso, quello che riguarda la Camera disciplinare per i magistrati.
La terza domanda, la paura polacca se la Polonia possa essere schiacciata dalla Germania da una parte della Russia, ma questa è una paura storica della Polonia, è stata già, era già molto sentita durante il ventennio interbellico, infatti nel partito governo di Piłsudski, della Sanacja, è stata studiata la cosiddetta idea jagellonica di creare una federazione dei stati dell'Europa centrale, della Polonia, Ucraina, Bielorussia, Lituania, questa confederazione di questi tre stati che in qualche modo dovevano collaborare tra di loro per rafforzare la posizione di questi stati nell'Europa centro-orientale. Era anche importante di avere Ucraina, Bielorussia, Lituania, quei stati che dovevano dividere la Polonia dal confine con l'Unione Sovietica quella volta. Quanto riguarda la paura polacca, ma nel discorso, nella relazione del diritto e giustizia c'è infatti quella narrazione antitedesca e antirussa. La posizione che per esempio non c'era nei programmi della piattaforma civica di Tusk, che cercava di collaborare sia con la Merkel quella volta con Sarkozy, che era prevista una collaborazione stretta nei triangolo di Weimar con la Francia, con la Germania. Invece nella politica del diritto e giustizia è più sentita infatti la collaborazione con Ucraina, era già sentita prima della guerra che la Polonia doveva essere una portavoce degli interessi ucraini nell'Unione Europea. Quindi sì, se adesso abbiamo la paura di essere schiacciati, dipende chi è al governo. Sì, magari diritto e giustizia sente questa paura. Invece la linea politica dei governi della piattaforma civica era molto diversa, collaborare con l'Unione Europea, visto che con la Russia la situazione è un po' più complessa. Ma magari adesso anche la posizione del governo del diritto e giustizia cambierà da quel punto di vista. Grazie, nonostante la sintesi mi è sembrata una risposta molto chiara. Adesso ho due domande per il dottor Congiu. La prima, anche questa di Luigi Massari, riguarda appunto la capacità di Orban di essere un po' equilibrista anche sul piano internazionale, perché la questione è, che viene posta è, da un lato l'Ungheria vede finanziate le sue infrastrutture dall'Unione Europea, dall'altro sappiamo che è strettamente dipendente dalla Russia per quanto riguarda l'energia, ma sappiamo anche che l'Ungheria, non solo l'Ungheria, ha rapporti, parlo di paesi europei ovviamente, rapporti abbastanza stretti da un punto di vista economico con la Cina. Quindi come si riesce a contemperare tutto questo? La seconda domanda è di Salvatore Zin e riguarda il futuro del gruppo Visegrad dopo le polemiche che sono insorte tra l'Ungheria da una parte e gli altri tre membri del gruppo Visegrad riguardo all'atteggiamento ungherese di Orban rispetto appunto al conflitto in Ucraina. Chiedo anche a te una risposta sintetica se possibile e ti ringrazio fin da ora. Grazie. Sì, io provo a rispondere, provo a dare risposta a queste due domande. Sì, come dicevo prima, Orban sembra non voler rinunciare a nulla, insomma, a tutti i benefici che può avere da questi diversi rapporti che ha. Quindi non vuole rinunciare ai fondi dell'Unione Europea, che tra l'altro ritiene che spettino all'Ungheria in quanto paese pienamente partecipe della cultura europea, paese che poi ha, insomma, secondo la sua narrazione ha dato un contributo nella storia, un contributo importante all'Europa e alla sua cultura, e che per cui è parte di questa costruzione europea a tutti gli effetti, anche se rappresenta però un elemento di disturbo, indubbiamente un elemento, è stato anche un elemento di, come dire, di frattura, capace di dar vita ad uno strappo ben evidente.
lui all'interno dell'Unione Europea desidera cambiare un po' le cose, no? Nel senso, cambiarne la struttura, cambiarne proprio la concezione, come dicevo prima, non l'Europa federalista, ma un'unione rappresentata da patrie, da nazioni, che a suo modo di vedere rappresentano proprio il futuro dell'Europa. Sappiamo della sua amicizia con Putin, in generale comunque anche con del suo avvicinamento ai diversi sistemi dirigisti esistenti nel mondo, e quindi sappiamo che ha anche speso delle parole di elogio nei confronti di questi dei vari leader come Putin, come anche Erdogan, in quanto ne condivide sostanzialmente le modalità di gestione del potere, la capacità di tenere in mano paesi interi, comunità intere, e quindi di preservarle dai pericoli esterni, cose che fanno parte della sua retorica. Per cui lui cerca in un modo o nell'altro di mantenersi in equilibrio tra queste posizioni per cercare di ottenere il massimo possibile dei benefici, e presentarsi quindi anche all'opinione pubblica del suo paese come uomo politico in grado di ottenere queste cose, in grado di tutelare gli interessi del suo paese, gli interessi nazionali, proprio anche attraverso questi rapporti sfruttati nel modo migliore possibile, cose che fanno parte nella sua retorica, secondo la sua retorica, di un modo nuovo di fare politica, no? Di un modo nuovo di fare politica che esclude l'ipocrisia del politicamente corretto tipico dei sistemi liberali. Per quel che riguarda Visegrad, gli scenari che si stanno sviluppando, che stanno avendo evoluzione sotto i nostri occhi, possono sì portare ad una svolta nei rapporti all'interno di questo gruppo. Non bisogna dimenticare comunque che tra i membri del gruppo di Visegrad esistono diversi elementi di convergenza che in questi anni sono stati un po', come dire, sotto i riflettori nei rapporti critici con l'Unione Europea. In questo senso soprattutto l'Ungheria e la Polonia hanno svolto un ruolo leader proprio in questa critica, in questo confronto con Bruxelles. Certamente la posizione assunta da Orban ha portato ad un allontanamento rispetto alle posizioni degli altri paesi del gruppo di Visegrad, e in generale può portare chiaramente ad un certo isolamento dell'Ungheria da questo punto di vista. Ancora una volta bisogna capire come Orban riuscirà a gestire questo scenario. Ritornando appunto anche alla problematica dei fondi, dovrà in qualche modo cercare di risolvere questa situazione. Magari lo farà come ha fatto altre volte, presentando la sua un accordo anche forzato, a un certo punto con l'Unione Europea, per esempio, come una vittoria interna, come una vittoria del suo sistema di potere. Un'ultima domanda te la faccio io, Massimo. Anche qui ti prego una risposta rapida. L'antisemitismo è un fattore, un elemento nella, diciamo, implicito o esplicito nella retorica orbaniana? Penso a quello che dicevi prima sulla critica al cosmopolitismo, e così via. Quanto è diffuso apertis verbis oppure in modo nascosto nella retorica orbaniana questo elemento? Ma io ricordo un'affermazione della filosofa ormai scomparsa nel 2019, Agnes Scheller, che diceva che il sistema di potere creato da Orban non è apertamente antisemita, che ci sono comunque degli antisemiti all'interno del suo governo, all'interno del suo partito, così come ce ne sono comunque anche in altri ambienti. Bisogna dire che questo atteggiamento un po' nei confronti del mondo delle comunità ebraiche è un po' trasversale. Ma sostanzialmente la Heller diceva che Orban non è antisemita, però eventualmente può diventarlo per una questione proprio di convenienza, così come può diventare difensore delle comunità ebraiche, sempre non per una sua convinzione personale, ma proprio per una questione di convenienza, quindi pronto a cambiare d'abito a seconda della convenienza del momento. Al di là di questo, vi è da dire che
La storia del paese è un po' caratterizzata da rapporti difficili con queste comunità che hanno pagato un tributo pesantissimo alla fine della Seconda Guerra Mondiale in termini di Olocausto. E da questo punto di vista c'è da sottolineare, altra nota negativa riguardante le elezioni dello scorso 3 aprile, l'ingresso nel Parlamento con 7 seggi del partito La Nostra Patria, che è adesso il partito che rappresenta più chiaramente l'estrema destra, che ancora dei riferimenti chiaramente antisemiti, anti-rom, quello che insomma era una volta Jobbik. Tant'è vero che ci sono dei fuoriusciti da Jobbik, ai vertici per esempio, delle persone scontente della svolta operata da Jobbik, che eventualmente viene svolta, che viene vista proprio come un ammorbidimento nel senso borghese, è così l'abbandono delle posizioni che la nostra patria, questo movimento, invece vuole continuare ad avere, una lotta che vuole continuare a portare avanti, lotta tra virgolette, chiaramente può essere considerata insomma tale nel senso positivo. Bene, io ringrazio moltissimo la professoressa Ioanna Sondel-Sedermas, ringrazio moltissimo il dottor Massimo Congiu per i loro interventi, che mi sono sembrati veramente molto molto interessanti, anche per la pazienza che hanno avuto nel rispondere alle nostre domande. Ringrazio ancora una volta tutto lo staff dei vari Europe Direct che organizza queste lezioni d'Europa. E ultimo, ma non ultimo, ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato e che sono intervenuti in questa occasione. Ringrazio tutti e auguro a tutti una buona giornata. Grazie a voi, a presto. Sì, buongiorno a tutti, volevo associarmi ai ringraziamenti del professor Pasquinucci, sia ai relatori, ai partecipanti e allo staff, e volevo ricordare ai partecipanti che la registrazione del webinar sarà disponibile sulla pagina che avete utilizzato per registrarvi tra qualche giorno. Quindi grazie a tutti e a presto. A presto, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, a presto e grazie ancora. Sì.